Ah, ma non è una sirena, ok. Però è interessante, già con questa Bienvenue, cacciatore. presentazione. Mi è Grazie di piaciuta. aver scacciato quei buzzurri. A cosa devo lo scintillante piacere della tua presenza? Vai, Amara, è il tuo momento. Per una volta non sono qui per combattere. Timothy ha bisogno del tuo aiuto. Niente, Amara, c'è cioè, Ma chi ci ha provato con davvero? tutti, non ci prova con Oh. questa. Timothy, consumato da fascinosi demoni, prigioniero di una maschera. Ho provato a fargli dimenticare tutto. Ma che speranze può avere con una faccia del genere? Beh, effettivamente, non ha una bella Timothy faccia. aveva l'ossessione di entrare nella torre di Jacques Le Beau. Quando è Jacques partito, ho Lebou! avuto paura che volesse compiere l'impresa tutto da solo. Ma ora sei qui. Ti avrà detto che posso aiutarti con fuoco e fiamme, suppongo. Sì, che dici, mia dea fiammeggiante? Ci Eccola. aiuterai? Forse posso aiutarti, ma non senza i miei attrezzi. Erano sulla mia nave che è scomparsa. C'è lo zampino di Belfacino. Un dispettuscio per non avergli consegnato Timothy. Ritrova il mio equipaggiamento e sarò felice di prestare il mio fuoco alla tua causa. Innanzitutto devi trovare la mia nave. Però sai, il modello mi piace tantissimo. Sì, anche Ma se l'avessero fatta un po' più steampunk, mi sarebbe piaciuta di più. Perché sai che ha i colori rosso-nero e poi c'ha il ciondolo d'oro, no? Con le gemmine rosse. E la gamba e il braccio così grigio. Non ti piace? No. Non mi piace. Avrei preferito che riprendesse più o meno gli stessi colori. Magari mettendo decorazioni, cioè lavorando un po' di più sul modello. Peccato che questo sia solo il modello. Bisogna vedere che backstory c'ha. E non sapremo mai, soprattutto, come diavolo ha perso braccio e tutto il resto. Ah, ma sicuramente sarà così. Non so, magari abbiamo ucciso se non ce ne siamo accorti. Vai, vai. Spero che stiate gradendo lo spettacolo. E ora tocca a voi. Mi serve un volontario. Vediamo dunque tu. Laggiù, sì, il belloccio là. E là, ragazzo. E salve a te, Jacques. Jack. Certo, sempre dietro mille cose, eh, Jacques? A cosa devo il piacere? È successa questa cosa buffa. La settimana scorsa hai dato fuoco a uno dei miei soci. Sono venuto a vedere il tuo ultimo spettacolo. Jacques, oh sì, mi ricordo di te. Ci tenevi moltissimo a far parte dello show. Lo dico sempre ai miei spettatori, se ti avvicini finirai bruciato. Oh, questo è tutto un fuoco. D'accordo, tesoro, avanti con lo show. Facci divertire, altrimenti ti spegnerò come una candelina da compleanno. Non mi dà fastidio il caldo, Jacques. Come dico sempre, a noi piace la gente che si infiamma. Ok, adesso sta a vedere che è lui che gli ha amputato la gamba e il braccio. La nave si chiama La Femme Brûlée. Spero che non l'abbiano distrutta. Dicevo, ci sono due di Ieco che trovo molto 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 secondari, cioè non dicono niente di interessante. Che qui, ok, si conoscevano, fine, cioè non è che ha detto chissà cosa. Ma aspetta, ma hai visto sta genialata? Dove? La, dici, cosa sarà, una pesca, una mela, sì, l'ho già Sì, vista. vabbè, Ce la n'è, pesca. è pieno, guarda, là, ce n'è uno anche là. Un punto È d'interesse. Ma pieno, sai che l'ho notato adesso, in c'è realtà? ovunque, c'è ovunque. Ogni tanto c'è, sì, no, c'è. Non sono accorto adesso. Mi sento molto utente medio di questo casino. Piuttosto, utente medio, non ho guardato, ho alzato il livello di caos. Siamo a 10. Siamo ufficialmente Ah, a e me 10. lo dici così. Così me lo dici. Però non ho guardato le statistiche. Allora, il bottino è aumentato. Quando un nemico muore, rilascia una cura che va dal più vicino. La banda della catena e i nemici vicino sono uniti da dei raggi elementali. E San Critico, il danno colpo critico aumenta del 25%, ma quello normale è ridotto del 50%, quindi vai solo di critici, Larenz.
E dimmi, cosa si prova a tirare gli ultimi respiri? Sto morendo malissimo. Ecco, appunto. Non mi aspettavo che fossero vivi. Gli scarsi non sopravvivono. Sono vivissimi, non vivi. 10 di 15, ah ok, fatto bene allora, bravo, bravo. Vediamo se ce ne sono altri. Grazie, grazie. No? Hello? No. Eccola! Cucù m'ha detto. Leggendari. Ma che scappa? No, no, non scappa, non scappa. Un altro leggendario. Un'altra moto. Me dati tre. Che fortunello, io due. Aspetta, Iridium. Spacca, spacca, io vado a parlare col tizio. Vieni, vieni. Hai preso. Io sono Digby Vermut, porco cazzo, capito? Dammi quel drink, barbone! Lui è Digby Vermut! Perdonami! Ehi, Digby! Devo rimettermi in riga! Un musicista ubriacone con la gola secca, va bene. Dimmi che non ti ho trovato da bere. Comunque, dammi una sberla, forza! Qui è tutto. Sei sicuro? E non andarci piano, che sono sbronzo marcio! Sicuro, sicuro. Brava, maravigliosa. Non siano forti i miei pugni. No, davvero, non sono capace di tirarli piano. No, no, no. Non ci senti? Sono storditissimo. Sbronzo, mazzo. Devi darmi una mano. Dai, carica il colpo. Riga. Forza, fallo per Digby. Su, mollamene una. Digby, oh, Digby. Vecchio puzzone. Ma questo è il cantante fiero? Tiri un ceffone. Oh, wow! Senti che roba! Ti è andata bene, Digby. Sono un po' più solo. Ma non avevo le quattro braccia fuori. Mi serve qualcosa che mi tiri sul petto, così. Qualcosa che mi dia il giusto. Dimmi dove non ha peli quest'uomo, guardalo. È un pelo con un po' di uomo intorno. Che tocca improvvisare. Qualcosa di forte, qualcosa di vivente, con un po' di lime. Dovrebbe rimettermi in sesto. Ma io non ti voglio portare da bere, che cacchio, perché? La mia testa! Che cacchio è successo stanotte? Mi sa che ci abbiamo dato dentro di brutto. Digby! Mi ricordo di Cred il Lercio. Viva gli arcobalini! Avevo Cred il Lercio, tra l'altro, frequente. Wow! Ah, tu sei già andata. Possiamo cominciare. Sì, non avevo voglia di ascoltare Digby il puzzone. Aia, lo sapevo, c'era dell'acido. Dove mi sparano? Da tutte le direzioni. Picchia, picchia. Ho raccolto qualcosa, non so cosa. Ma il fantasma duro è morto o... Lo chiedi a me? Io vedo flash di luci e colori. Non ne ho idea. Ma perché sei una persona vivace e piena di vita? Per esempio qua in mezzo cosa dovrei capire? Io sparo a caso qua in mezzo. È qua? È qua. Vediamo cosa c'è scritto. Prendere per dolore. Ah, sono le pillole. Ah, bene, bene. Teoricamente dovrebbe essere qui, eh? Ah no, qua si cade. Partiamo bene, comunque. Non è che ce lo segna sbagliato. Allora, aspetta. Ah, ma siamo duri in bambini. Prendi le uova di Racha. Sono qua. È quella che non aprire, sicuro. Guarda, ce te la ricordi? Sì, è qua.
È quell'uvetto che c'era qui. Ah, ok. Junpei Dynamo. No, che tristissimo, volevo avere un pet. Manca solo un po' di un pet. Raffizionato. Ma c'hai il cetriolino. No, no. Cetriolino a me. Come no? Sì. Che lui rompiscatole. Tanto è da un po' che non lo tiriamo fuori. Lascialo in naftalina, va bene così. Ma se ti manca tantissimo. Sto fucile fa schifo. Yay. Che lo cambio piano piano qua dietro. Vabbè dai, tormento. Sì, tormento. Caos 10. Tormento 10 però... non è male, Però. Ma nel senso, reggiamo. Sì, però i miei fucili fanno schifo. Cioè, mi va solo la pistola acida praticamente qua. Vabbè che è l'area, però. Fai una mano? No, no. Delizioso. Acido. E tutti. Ehi, ehi, ehi. No, sto fucile fa schifo. Mi correvo tutto, fa schifo. Vabbè che non abbiamo ancora armi giuste per il livello. Cioè, fai conto che erano leggermente migliorate ieri. Ma io qualcosina ho trovato. Cambiando la difficoltà di Caos. Sì, è vero. Però ieri qualcosina avevo trovato. Vai, stallone! Tu che non fai un tubo di danno, fai solo delle lucine. Ok, è morto. Però abbiamo fatto livello, dai. E poi tiè. Gonchio vicino. Scusa, puoi cambiare un po'. Questo fucile del cacchio che sembra non faccia danno, in realtà è una delle armi più forti che ho. È fantastica sta cosa. Dobbiamo trovare il lime. Una scorza di lime che non ho mai apprezzato, sinceramente. Cioè, usa il limone a un certo punto, no? Ma mi dispiace solo che dobbiamo rompere l'ovetto di quella povera creatura per fare un filtro antisbronzo. Tira io un truccio fuori, magari funziona. Infatti, non prendiamo pugni finché non guarisce. Non sono molto convinto. No, questo personaggio non mi convince molto, se devo essere sincero. A me non convince per nulla. Mi chiedo a che pro. Farci perdere tempo. Va mescolato. Va mescolato. Dai, fallo per Digby. Ma miscotaletelo da solo. Scusa, adesso. Guarda, ti stavo fare che mini pinder. Schifo. Per bene. Che brutta poltiglia. Ma sei sicura che non c'è il bottone dell'Iridium? No. Io vedo tutto appannato. Il drink, passamelo. Ma vedi. Appannato, vorrei gli occhiali stozzi. Tutto? Madò. Pesta su quella cassa. Arriva Digby sul terzo binario. Io mi levo perché me vomita fortissimo. Tieni duro, Digby. Tieni duro. Ma è bello che si stima e si incoraggia da solo. Guarda, questo risultato potevamo ottenerlo. Respiri anche ancora, con un Digby. Pugno e basta, sai? Preferirei di sì. Ma tra l'altro, solo a me dà l'impressione che si sia rimpicciolito rispetto a quando era sulla sedia. Si è alzato in piedi ed era più basso. Grazie a te sono di nuovo in piedi. Sei stato un solista perfetto, un maestro del mixer. Mi hai rimesso in sesto alla grande. Secondo me non ha funzionato. È ricoglionito come prima. È tutto rincoglionito, sì.
Il tuo arrivo è stata una manna dal cielo. E questo cambio di doppiatore, hai scusami? Una bella vibrazione, un po' sfuggente. È vero. Imprevedibile. Dovremmo suonare insieme ogni tanto. Che ne dici, maestro? Io non suono come suoni tu. Io suono in un altro modo. Tu le suoni. Esatto. Non possiamo andare a suonare insieme. Perché a meno che tu non ti metti lì e le prendi, basta. E non possiamo. La mia piccola se n'è andata.